Ci puoi spiegare brevemente anche qual è la sperimentazione e l'unicità europea di questo impianto? Questo impianto è un impianto particolarmente innovativo perché produce metano a partire da surplus di elettricità proveniente da fonte rinnovabile. Questa rete è caratterizzata da congestione dovuta alla presenza di molti parchi eolici e di parchi fotovoltaici che comunque sono stati realizzati in coerenza con quella che è l'idea di rendere questo territorio particolarmente sensibile alla produzione di fonte, cioè di elettricità da fonte rinnovabile. Ciononostante, questo surplus di energia può creare problemi di affidabilità e di stabilità alla rete e di conseguenza questa soluzione si presenta come una possibilità in alternativa ad altre, come per esempio i sistemi di storage, quindi di stoccaggio elettrico o a ioni di litio, che però trasferisce elettricità su una portante energetica diversa, il gas. Il gas, in questo caso parliamo di metano, che viene ottenuto dalla combinazione di anidride carbonica e di idrogeno. L'idrogeno viene prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, cioè l'acqua viene separata in idrogeno e ossigeno, l'ossigeno viene liberato nell'aria, questo tramite l'elettricità proveniente dalla rete. L'anidride carbonica proviene dall'atmosfera, cioè viene sottratta dall'atmosfera con una tecnologia che riesce a convogliare l'anidride carbonica assieme all'idrogeno in un sistema di metanazione che in una reazione chimica compone di nuovo il CH4, cioè il metano, e del vapore acqueo. Di conseguenza il metano che viene prodotto è un metano che quando sarà bruciato emetterà in atmosfera la stessa quantità di anidride carbonica che è stata sottratta, quindi è un metano a emissione netta di CO2 nulla. Questo metano, per essere trasportato, viene trasformato in LNG, cioè in gas liquefatto, quindi viene prima raffreddato, compresso e immagazzinato in un contenitore criogenico. Poi gli automezzi criogenici potranno prelevare questo LNG e trasportarlo nei siti in cui può essere utilizzato. Può essere utilizzato per essere reinserito sulla rete, distribuito. Allo stato attuale non viene prodotto, nel senso che questo impianto è nella fase di commissioning, cioè nella fase in cui le varie parti che sono state testate e diciamo, hanno dimostrato di funzionare correttamente nei vari laboratori di chi ha prodotto le varie parti, adesso vengono messe assieme le parti interconnesse e il commissioning consiste proprio nell'iniziare a produrre il metano. Dovremmo essere in grado di produrre metano nei prossimi giorni, alla fine di ottobre. Quanto se ne può produrre? C'è molta energia quindi che proviene dagli aerogeneratori? Allo stato attuale la quantità di energia disponibile da fonte rinnovabile è enorme. Ciononostante questo è comunque un impianto di piccole dimensioni perché l'assorbimento di potenza si aggira intorno ai 200 kW e la produzione di metano dovrebbe aggirarsi in base alla progettazione che ne è stata fatta intorno agli 8 kg l'ora. Quindi è un dimostratore che serve a capire che questa tecnologia può essere un'alternativa. Però allo stato attuale l'idea non è quella di produrre metano per venderlo, perché questo è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea, dall'Unione Europea, e quindi è un dimostratore che deve come dire, tracciare la strada verso un'adozione più in ampia scala di questa tecnologia. Perché ovviamente insomma, l'impianto poi può essere più grande nel momento in cui... Certo, tra l'altro il metanatore è anche stato costruito secondo un disegno che consente di fare lo scaling up, cioè di aggiungere altri moduli per produrre più metano qualora avessimo la possibilità di avere più anidride carbonica e più H2, cioè più idrogeno. E in effetti l'elettrolizzatore che stiamo utilizzando, che è quello che abbiamo ereditato da un progetto di ricerca precedente, il progetto INGRID, allo stato attuale assorbe una potenza di circa 200 kW, ma potrebbe assorbirne fino a 1 MW, quindi in teoria potremmo produrre 4 volte l'idrogeno che noi produciamo adesso e se installassimo degli altri catturatori di CO2 potremmo avere ulteriori fonti di anidride carbonica e di conseguenza produrre più metano.